Era una gnoccona pazzesca. E poi è diventata una studente fuori sede a Bologna, uguale. Oddio, c'è un altro livello con lei. Di Tana sbloccata. Tannale, mica, mi ero fermato a Tannale le sue cose. Ho detto, di cui occuparsi. Gioca a sogna temporale per scoprire come la relation. Ok. La giochiamo, Tana. Aspetta, vediamo che qua è. Che c'è. Cioè, ragazzi, non c'ho una sega, Dio santo. Non l'ho presa. Andiamo avanti, facciamo un altro boss. Tana il ciclo. A questo punto. Ecco. Un'altra mascheraina. La buona e vecchia materia oscura. Attento, Crash. Pesa più di quanto. Ecco. È la maschera Sergio. Sì. Ottimo. Due maschere prese. Ne mancano due. Il mio livello di panico è diminuito. Era circa 10, ma ora si è attestato, diciamo, sul 9,78. Periodico. Ah, sì. Questi bandi vogliono aiutarci. Bandicoot. Segui. Altro studente dell'ITIS. Questo è quello. È quello rumeno, però. Ah, no, è Sergio, vero? Niente. Sergio. Exodus Salazar, grazie mille dei 5 mesi e bentornato alla Felix Army, bello. Dai, ma che palle. Non ho voglia di rifarlo, ragazzi. Poi vediamo. No, ragazzi, no. Io, dopo questo livello, vi saluto. Vi do appuntamento stasera, ragazzi. Scusate, ma mi ha fritto il cervello ufficialmente sto livello. Mi ha veramente fritto il cervello. Cioè, per favore, abbiate pietà di me. Ma fanfiere, che non ne posso più, sti 20 minuti, tanto. Ci becchiamo questa sera alle 20:30, dai. Per favore, fatemi riposare, che già ho passato la macchina alle coste. Per favore. Va bene. Che fanno giocare i bambini. Cioè, ci sono bambini e genitori che fanno giocare i bambini. E tuttora un bambino di pochi anni può giocarci ai Pokémon. Perché Pokémon comunque è un brand grande. Non proprio il gioco carte collezionabili, ma collezionare carte Pokémon, giocare ai videogiochi Pokémon, guardare il cartone animato di Pokémon e tutte queste cose qua. Comprare i pupazzini Pokémon. Cioè, volete mettere Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh non può nulla contro Pokémon da questo punto di vista. Non è così multigenerazionale Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh chi è che conosce Yu-Gi-Oh? I vecchi come noi. Sì, magari ci stanno anche ragazzini, ci siete voi minorenni che magari siete nati con la generazione di Zexal e compagnia. Però, cioè, i bambini non giocano a Yu-Gi-Oh. Ma come fai a giocare a Yu-Gi-Oh? Ma guardate che non è per niente facile. I bambini d'oggi sono abituati male da questo punto di vista. Sì, Fanfieric, ma hai 15 anni. 15 anni non sei un bambino. A 7 anni sei un bambino. E a 7 anni giochi a Pokémon o a Yu-Gi-Oh? A Pokémon. Io ho iniziato a 7 anni nel 2004 a giocare con Pokémon Verde Foglia. Capito? Yu-Gi-Oh l'ho scoperto dopo. Ma poi Yu-Gi-Oh l'ho scoperto dopo perché era un periodo in cui Yu-Gi-Oh era grosso. Quindi, se andava l'edicola, trovavi un botto di Yu-Gi-Oh. Adesso Yu-Gi-Oh non è più come prima. Ma che cazzo ci va l'edicola, ragazzi, nel 2020? Secondo me ci sono cose, cioè ormai viviamo in un'era in cui veramente non c'è più l'emozione di andare in edicola a comprare le bustine dall'edicolante e a spacchettarle a casa come era quando ero piccolo io. Questo, vabbè, Covid eccetera, lasciamo stare, per carità. Cioè, secondo me non c'è proprio più questo rituale. Ormai è tutto un comprare a casa. Ma anch'io, ragazzi, ma io cosa faccio? Io vado, se voglio, compro a destra e a sinistra di Baker Market. Voi, se volete comprare tutto, comprate i milioni su Fantasia. Ma che cazzo ci va più in edicola a comprare la bustina di Yu-Gi-Oh? Sono valori che non torneranno più indietro. Nessuno va in edicola a comprare la bustina di Yu-Gi-Oh. La gente compra online. Tanto ti costa uguale, cazzo. Compri la bustina online da uno store a 3,50€. Ma chi te lo fa fare di andare in edicola? Sì, Franz, magari. Proprio l'ultima spiaggia della serie, ok? Sono 1v3. Se faccio 10 su 10. O quello che è. Hai ragione.
Ok, siamo 10 su 10. Ok, ci siamo tutti, direi. Ma c'è il Gargamella che è mutato. Anche Sei. Gianluca è mutato. Ok, Gargamella si è smutato. Salve. Ci siete, ragazze? Buonasera a tutti. Assolutamente. Buonasera. Allora, ragazzi, ci si muta e buona fortuna, allora. Ok, Buona chiudere la live, mi raccomando. fortuna. Dai, a dopo. Mica, non c'è Rosa. Come fa Gargamella senza Rosa, è vero? Dai. Gargamella è silenzioso. Di solito Gargamella è quello che attacca. Invece stavolta io stavo andando in storage. Non lo so, non lo so. Non è il solito Gargamella che conosciamo. Albus! Grazie mille, Albus! Benvenuto, bro! Grazie mille, buon Giovanni per i 5. Grazie, grazie. Attenzione, Insta ha sistemato il problema delle luci. C'era già qualcuno lì davanti. La fama ti è cambiata, può essere. Fammi vedere se c'è le tende. Nate lo stava. Le tende, cazzo! Non so se è uscito dalla botola. Poteva anche fare le task. Non ho visto, Lettore delle carte. Ok. L'avevamo capito che c'era qualcosa di strano. È un anti-vax. Già comunque che legge le carte è un chiaro segnale, un campanello d'allarme. I campanelli d'allarme per riconoscere. Boh, non voglio essere offensivo, quindi lascerò a voi l'interpretazione. Riconoscere cosa? Leggono le carte, credono all'oroscopo, non vogliono fare i vaccini. Questi sono i tre campanelli d'allarme. Legge le carte di Yu-Gi-Oh! Grande fanfiere. Allora sì. Argomenti da cui parlare, eccetera, approfondire. Oh, Hariwan, rieccomi, tornato con... Che ha detto? Hello, Hariwan, Haruan. Forse voleva dire, ma che cazzo ne so. Eccomi, tornato con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa bellissima giornata? Spero bene. Buon sabato 3 Everyone. ottobre. Everyone. Fra Ok. qualche istante Dobbiamo Haruan. Everyone, penso. Ok, sì, ci sta. uscirà un Ma video perché ora, speciale Dani? dedicato a Cioè, Rai. io entro, saluto e vado a dormire. Io sono distrutto, sono stanco, non ce la faccio più. Bene. Siamo arrivati alla fine, Dani, Sì, sono finalmente. proprio arrivato alla fine Siamo vivi? del mio ciclo Sì. vitale. Abbastanza vivi. Spero, ragazzi, vi siate divertiti. Sono distrutto in questo momento, non ho veramente più forze. Insomma. Stanno collassando gli organi dentro. Assolutamente sì, andiamo a cacciare un host da qualche parte. Mi fa male la faccia. Ormai tipo tutti gli stream hanno pochissimi viewer, è successo qualcosa, boh, vabbè. Non importa, non importa. Va bene. Oh, guarda chi c'è. Andiamo a far casino da lui. Bene, ragazzi, io spero vi siate divertiti davvero tanto. Sono distrutto, è tempo di andare a riposarci. Vi dico subito una cosa, allora non è certo che proprio stasera salto, vedo come mi sento, ok? In caso ve lo scrivo lo sapete su Telegram, punto esclamativo annunci, seguitemi, cioè seguitemi, entrate nel canale Telegram degli annunci perché li annuncio sempre quando ci sono le live, quando non ci sono e quando escono i video. In ogni caso, non dovesse esserci stasera, ricordatevi che ci becchiamo domani perché questo weekend sono a casa, quindi streamo domani e domenica. Ok, quindi ci becchiamo anche questo weekend. Anche se saltassi stasera, recuperiamo, non c'è nessun problema. Quindi? Vabbè. Niente, questa era la ultro. Pezzo di merda. Va bene, assorbenti in faccia. Eh sì, beh. Vabbè.